Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per girare un book tag così veloce, almeno spero, perché non ho molto tempo per girare questo video e non ho altri momenti in cui potrei farlo, quindi andiamo spediti. Si tratta dell'Italia Book Tag che ho visto sul canale BookTube 96. Vi lascio ovviamente qui sotto nell'info box il link al canale in questione, che vi consiglio anche di seguire perché fa video molto interessanti. Come intuirete dal titolo del tag, appunto si tratta di una serie di domande che collegano i libri a alcune caratteristiche dell'Italia, quindi catene montuose, vulcani, fiumi, eccetera. Cominciamo subito con la prima domanda che chiede: lo stivale, un libro con una calzatura in copertina. E cominciamo subito male perché ho setacciato la mia libreria sia fisica che digitale, ma non sono riuscita a trovare un libro con una calzatura in copertina. Ovviamente c'erano alcuni libri che avevano in copertina personaggi a figura intera, per cui si vedevano anche le scarpe, ma qui penso che intendesse proprio una copertina con al centro una calzatura. Purtroppo non l'ho trovato, quindi skippiamo alla seconda domanda. Seconda domanda: Le Alpi, un libro che hai trovato ostico da leggere. Allora, qui invece di citarvi il solito Meneghello, che ormai sarete stanchi di sentirmi citare quando si tratta di libri difficili da leggere o che comunque mi hanno dato dei problemi, ho scelto un libro che in realtà mi è piaciuto molto, ma che mi ha dato qualche difficoltà durante la lettura. E sto parlando del Il nome della rosa di Umberto Eco, che io ho in questa edizione uscita a suo tempo con La Repubblica. Io ho letto questo romanzo per un esame universitario, ma l'avevo già in lista da un po', comunque era un testo che volevo leggere. E mi è tornato in mente proprio perché in questi ultimi tempi è uscita la serie TV con John Turturro, prodotta dalla Rai, che è un prodotto abbastanza interessante, vi consiglio di dargli un'occhiata se non l'avete vista. Io continuo a preferire il film di Jean-Jacques Annaud, anche con Sean Connery, anche se ancora la serie non è conclusa, però il film ha un qualcosa in più, soprattutto a livello proprio artistico. Comunque, parlando del libro, è un romanzo che mi è piaciuto molto, un romanzo storico, sicuramente tutti conoscerete la trama. Siamo in un'abbazia non meglio identificata nel nord Italia. A un certo punto cominciano a verificarsi una serie di strani eventi, cominciano a morire dei monaci in circostanze strane. E viene chiesto a Guglielmo da Baskerville, che è un frate francescano che si trova in questa abbazia per partecipare a un incontro di tipo teologico tra i francescani, i benedettini, e che dovrebbe trovare una sorta di conciliazione tra il Papa e l'imperatore. Viene chiesto appunto a Guglielmo da Baskerville, ex inquisitore, di indagare su questi fatti, quindi noi assistiamo all'indagine. Tuttavia non è un romanzo giallo nel vero senso del termine, nel senso che sì. Poi viene, ovviamente, ci sono degli indizi che Guglielmo indaga e che raccoglie, poi si arriva alla conclusione scoprendo poi chi è il responsabile. Tuttavia, non è un giallo nel vero senso del termine, è un romanzo storico molto accurato e la parte più complessa del romanzo, più ostica, sono tutte quelle passaggi in cui si parla di teologia, di filosofia, ci sono dissertazioni, dialoghi tra i monaci, parti in latino, che, senza traduzione ovviamente, che sono un po' difficili da mandare giù. Infatti io ancora continuo a chiedermi com'è che questo romanzo sia diventato un grandissimo bestseller quando è uscito, perché non è un romanzo per tutti, è un romanzo molto ostico, molto difficile, ricchissimo di citazioni che non tutti possono cogliere, infatti si inserisce un po' in quello che è il clima postmoderno proprio per questo citazionismo estremo. E come vi dicevo, è un romanzo ostico e quindi secondo me non è una lettura adatta a tutti, infatti io non lo consiglierei mai a scuola, cosa invece che da quello che so viene fatta, assolutamente no, non è un romanzo adatto a dei giovani. È un romanzo abbastanza complesso e difficile, però che però dà delle soddisfazioni. Io l'ho amato particolarmente, soprattutto perché è un gioco intellettuale scritto da Eco proprio per prendere anzi, prendersi anche un po' gioco del lettore colto, e al momento che si ha questa chiave di lettura lo si può apprezzare meglio. Quindi un romanzo che mi è piaciuto, però è stato abbastanza ostico. Terza domanda: Il Monte Bianco, il libro preferito in assoluto. Allora, per non citarvi il solito Gattopardo, che è il mio libro preferito in assoluto, ho deciso di cambiare con un altro dei miei romanzi preferiti, del quale vi dovrei parlare di più sul canale, nonostante sia molto famoso, a volte non sottolineo abbastanza il fatto che si tratta appunto di uno dei miei romanzi preferiti. Io sto parlando del Racconto dell'Ancella di Margaret Atwood.
Non penso ci sia bisogno di dilungarmi, distopia in cui le donne hanno perso ogni diritto, tra cui anche quello di leggere, scrivere, e in particolare le donne ancora fertili, perché c'è stato un grande calo della fertilità sia femminile che maschile, ma ovviamente il regime di questa distopia attribuisce tutta la colpa alle donne. Le poche donne fertili che sono rimaste vengono utilizzate come dei veri e propri uteri su gambe, ovvero mandati in casa di quelli che sono i capi, i gerarchi di questa dittatura per mettere al mondo i loro figli, che poi ovviamente gli vengono strappati per consegnarli ai comandanti e alle loro mogli. Vi consiglio tantissimo sia la serie TV che il romanzo, che hanno tagli ben diversi, ma sono entrambi assolutamente imprescindibili. Io adoro la Etude, ho letto anche altro di suo e vorrei leggere tutta la sua produzione. A me piace molto la sua prosa, anche se è forse un po' pesante, per alcuni non tutti la apprezzano e posso capire il motivo. Personalmente l'amo molto e amo molto anche il taglio introspettivo che ha questo romanzo, che ovviamente è consigliatissimo a tutti. È uno di quei libri fondamentali che tutti dovrebbero avere nella propria libreria. 4. Gli Appennini, una serie che ti ha entusiasmato. Allora, in questo caso io non posso che citare la mia saga fantasy preferita in assoluto. Purtroppo è interrotta perché l'autore non va avanti, non pubblica nuovi romanzi, però resta sicuramente la mia preferita e resta assolutamente, per quanto mi riguarda, superiore la saga cartacea a quella che è la serie TV, forse più famosa in assoluto. Avrete già capito che sto parlando del Trono di Spade, o più propriamente delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di Martin. Qui ho l'edizione meravigliosa in pelle di drago con lo stemma degli Stark. E che cosa vi devo dire? World building meraviglioso, personaggi fantastici e sfaccettati, trama intricatissima con tantissime sottotrame, tutte cose che sono state rese fino a un certo punto nella serie TV e che poi si sono andate perdendo nelle ultime stagioni, perciò secondo me la saga cartacea resta assolutamente superiore. In più, la prosa di Martin, io l'adoro, per me è scorrevolissima, allo stesso tempo molto precisa, molto descrittiva e ti fa calare veramente nel mondo da lui creato, che è molto complesso. Ovviamente non ha fatto tutto da solo, ha una lista infinita di consulenti, però secondo me lui resta un genio del fantasy. Ho letto anche altro di Martin, non l'ho apprezzato allo stesso modo, spero che concluda la saga prima o poi, perché voglio assolutamente leggere la versione cartacea perché so che la serie non mi soddisferà. Quinta domanda, il Po, il libro più lungo che tu abbia mai letto. Allora, non mi sono messa a contare le pagine, sinceramente, ma penso proprio che il libro più lungo che possiamo trovare nella mia libreria è questo, ovvero Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Ovviamente questo qui contiene tutta la trilogia con anche le appendici e penso che la trilogia del Signore degli Anelli si possa considerare un libro unico, proprio perché appunto ci sono anche gli appendici che sono fondamentali quanto i tre romanzi. Io la trilogia di Tolkien l'ho letta quando ero al liceo, diversi anni fa. La Compagnia dell'Anello l'ho anche riletta successivamente, gli altri no, quindi il mio ricordo di questi romanzi non è precisissimo, ricordo molto più vivido di quello che è il film, perché io i film di Signore degli Anelli li riguardo almeno una volta l'anno. Vabbè, Tolkien, ormai questo è un classico della letteratura mondiale, tutti lo conoscono grazie anche al film di Peter Jackson. Un'epopea vera e propria sia nello stile che nei contenuti, con tantissime sottotrame, con tantissimi significati allegorici che voglio conoscere. Infatti, recentemente ho acquistato un testo di saggistica che si propone di spiegare un po' i significati nascosti del Signore degli Anelli. Vi lascio nelle schede dell'infobox il book haul in cui vi mostravo questo libro. Sesta domanda, l'Etna, scegli un libro che definiresti esplosivo. Allora, quando ho letto questa domanda, la prima cosa che mi è venuta in mente è il libro che farò vedere adesso, nonostante io non avessi neanche ben chiaro cosa si intendesse propriamente per esplosivo. Però mi è venuto in mente questo, che in realtà non è neanche un vero e proprio libro, ma si tratta di un graphic novel, ovvero Saga, il primo volume. Sto aspettando con ansia che esca il secondo, intanto vi faccio vedere un po' di immagini, e per me questo è un fumetto, un graphic novel assolutamente esplosivo. Puro intrattenimento, disegni molto belli, world building fantastico, trama avvincente. Cosa volete di più da un graphic novel? Io non lo so.
Settima domanda, La pianura padana, un libro lungo letto velocemente. Anche qui, per non citarvi sempre i soliti libri, vi faccio vedere un fantasy che effettivamente ho letto molto velocemente, nonostante già conoscessi la storia perché abbiamo visto la serie TV che ne è stata tratta prima di leggere il libro. Sto parlando di Outlander, La straniera di Diana Gabaldon. Questo è il primo volume della saga, è l'unico che possiedo in formato cartaceo. E gli altri li ho letti in ebook. In realtà, probabilmente di questa saga il volume che ho letto più velocemente è il terzo, che in Italia è stato spezzato in due volumi, che sono tutti più o meno di questa mole, quindi si va dalle 800 alle 1000 pagine. Quello l'ho veramente divorato, mi sono appassionata tantissimo al terzo volume, però anche questo qui, per la sua lunghezza, l'ho letto molto velocemente. Per chi non lo sapesse, Outlander è una saga fantasy, però più che altro storica, in cui si parla di Claire Randall, che a un certo punto attraversa un cerchio di pietre in Scozia e viene catapultata 200 anni prima. Lei viveva nel 1945, viene catapultata nel 1742 più o meno. Quindi siamo in Scozia, nel periodo tra l'altro in cui Re Carlo Stuart tenta di recuperare il potere con una sommossa che non va a finire tanto bene. Lei nel passato si innamorerà di un Highlander che è Jamie, lo vedete qui in copertina rappresentato da Sam Ewan, che è l'attore che lo interpreta nella serie TV. In generale è un romanzo di intrattenimento molto piacevole da leggere. Per me la Gabaldon però è un pochino troppo prolissa, fa dei romanzi troppo lunghi in certi casi in cui non succede quasi nulla. Vi consiglio però la serie TV, che è fatta molto bene, a volte si distanzia dai romanzi ma lo fa nel modo giusto, quindi quella lì, se vi interessa il genere, ve la consiglio. La saga cartacea un po' meno, sinceramente. Infatti anch'io ho deciso di interromperla al quarto volume e riprenderla magari in futuro quando avrò meno libri da leggere. Adesso mi accontenterò della serie TV. Ottava domanda: Il lago di Como, il libro o la serie più trash che tu abbia mai letto? Allora, sinceramente non ho memoria di letture eccessivamente trash, può darsi che durante l'adolescenza ne abbia fatte, ma adesso non me le ricordo, e avendo rivenduto gran parte dei miei libri di quel periodo non ce l'ho neanche sotto mano per poterli consultare, e negli ultimi anni sono stata abbastanza fortunata e non ho beccato letture eccessivamente trash. Vi nomino però una saga, meglio una trilogia, che è molto sannata, molto amata dai fan, bestseller in tutto il mondo, ma che io ho cercato di recuperare qualche anno fa e non mi è piaciuta per niente. In realtà ho letto solo i primi due volumi, ma mi è bastato. Sto parlando della saga di Shannara di Terry Brooks. Ripeto, per me non è trash, però l'ho trovata una saga fantasy assolutamente deludente. Scritta malino, per quanto mi riguarda, e anche abbastanza scialba dal punto di vista della trama e dei personaggi. Non mi è piaciuta per niente. Ho letto i primi due volumi, se non sbaglio, La spada di Shannara e Le pietre magiche di Shannara. Il terzo li avevo acquistati in un cofanetto tutti e tre, l'ho rivenduto senza neanche aprirlo, perché sinceramente non ho abbastanza tempo per leggere libri brutti e sinceramente non mi interessava cosa succedeva dopo. Quindi, nel caso vi sia piaciuto la saga di Shannara, non vi offendete, è un mio parere personale. Ripeto, non la considero trash, però not my cup of tea. Nona domanda: Isola di Montecristo, un libro piccolo ma importante. Allora, in questo caso io vi cito Lasciami andare madre di Edgar Schneider. Ve ne ho parlato nel wrap up di gennaio, ve lo linko nelle schede nell'info box. È un libricino di non fiction in cui Helga Schneider racconta il suo incontro con la madre ex SS. È un libro molto doloroso, ma è uno di quei libri fondamentali. Vi consiglio di andare a vedere il wrap-up nel quale ve ne parlavo meglio, sicuramente una delle letture migliori di quest'anno. Decima domanda: Mediterraneo, il genere letterario che preferisci? Allora, io leggo un po' di tutto, a parte alcuni generi che evito generalmente, come ad esempio il romanzo rosa, che non leggo mai, ma anche il thriller, l'horror e il giallo. Non leggo quasi nulla di romanzi gialli, a parte qualche eccezione, mentre leggo narrativa generale, fantasy e altro. Ma il mio genere preferito, quello a cui proprio mi rivolgo quando voglio qualcosa di familiare, è il romanzo storico. Io amo molto la storia, mi piacciono molto i romanzi ambientati in epoche diverse dalla nostra, quindi romanzo storico.
Undicesima domanda: l'Italia, un libro in grado di farti sentire a casa? Per rispondere a questa domanda non ho scelto un libro in particolare, ma ho scelto un autore che mi fa sempre sentire a casa, nonostante io non abbia molto a che fare col tipo di ambientazione che lui descrive. E sto parlando di Andrea Camilleri. Qui vi faccio vedere uno dei suoi romanzi, scelti a caso. Che lui scriva in italiano, che scriva nel suo pseudo siciliano, che scriva romanzi su Montalbano o testi autobiografici oppure romanzi storici, Camilleri resta uno dei miei autori del cuore, uno dei miei autori preferiti e sicuramente quando leggo un suo romanzo mi sento a casa nonostante io non sia mai stata in Sicilia. Bene, il tag finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, vi invito nel caso a mettere un mi piace, a lasciare un commento o a iscrivervi al canale, io ve ne sarò sempre molto grata. Vi lascio qui sotto la lista dei libri citati, la lista delle domande nel caso vogliate riproporre il tag e tutti i miei contatti, tutti i miei social. Quindi vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo al prossimo video.